Bentrovati in studio, seconda parte di Free News che apriamo tornando a parlare del dissesto finanziario a Comiso. La vendita dei beni alienabili, come ribadito più volte dalla nostra emittente e da numerose forze politiche, rappresenta la soluzione alternativa all'aumento delle tasse per risanare le casse. Una soluzione che però l'amministrazione non sta perseguendo, almeno nei fatti, preferendo impegnare immobili come per esempio l'ex oleificio Sallemi per altre destinazioni d'uso e servizio. Ma l'amministrazione comunale ha davvero intenzione di risanare le casse dell'ente con la vendita dei beni alienabili o sono solo parole? In questi mesi la giunta e i consiglieri che sostengono il primo cittadino di Comiso, Giuseppe Alfano, hanno provveduto solo ad approvare un provvedimento in consiglio comunale che prevede l'aumento delle tasse. Ma come più volte ribadito dalla nostra emittente, dai partiti dell'opposizione e da semplici cittadini, non è questa la soluzione che potrà portare l'ente a reperire la somma di 25-30 milioni di euro. Sulla vendita dei beni di proprietà comunale però ci sono state solo parole e i fatti dimostrano il contrario. Di solito, quando una famiglia è in difficoltà economica, il buon padre decide di vendere i beni come case di villeggiatura, terreni e beni di lusso, pur di non fare mancare ai propri figli i beni essenziali come per esempio l'istruzione. Una logica che però non appartiene a questa amministrazione casmenea. Nei giorni scorsi ci siamo occupati, come ricorderete, della vicenda che riguarda il progetto La Fabbrica dell'Accoglienza. Progetto che prevede la ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale, un ex oleificio di via Ippari, per la realizzazione di un centro di accoglienza. Iniziativa lodevole, come detto più volte, ma che potrebbe trovare un'altra collocazione. A questo proposito, a sposare la tesi proposta dalla nostra emittente, è il vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Di Giacomo, che ha invitato l'assessore ai lavori pubblici e responsabile dell'ufficio che ha elaborato il progetto a fornire una dettagliata relazione al Consiglio Comunale e quindi ai cittadini. Non possiamo correre il rischio, ha dichiarato Di Giacomo, che per i prossimi 5 anni l'ex oleificio, che sicuramente è tra i più appetibili beni comunali per eventuali imprenditori che vorranno investire a Comiso, venga escluso dai beni patrimoniali da vendere o che venga diminuito il suo valore. Il fine del progetto è di per sé meritevole, ma bisogna spiegare perché quell'immobile, non altri di cui l'ente dispone, è la cosa principale se tale iniziativa appesantirà le casse comunali. Interrogativi ai quali l'amministrazione si ostina a non rispondere, eppure appare evidente che per il bene dei cittadini bisogna perseguire le vie come la vendita di alcuni beni patrimoniali dell'ente che nel più breve tempo possibile permettano di reperire fondi finanziari necessari a risollevare le casse comunali per attenuare l'aumento delle tasse e rilanciare lo sviluppo socio-economico. Guasto all'impianto elettrico del Paladavolos di Comiso. Il guasto, segnalato da diversi giorni, ha messo a rischio la finale provinciale Under 16 di pallavolo femminile tra Ardens e Annunziata, mentre nei giorni passati altre società sportive si sono allenate con qualche disagio. Ieri infatti la partita di volley si è dovuta disputare al palazzetto di via Spallanzani, mentre è a rischio la gara 2 dei playoff di basket dell'Olimpia Basket in programma per domani alle 20. E cambiamo argomento e ci occupiamo della condizione in cui versa il verde pubblico a Ragusa. Nei giorni scorsi l'amministrazione di Pasquale ha reso noto di aver effettuato la potatura nelle vie principali del capoluogo. Stamattina siamo andati in alcune zone principali della città per vedere qual è la condizione del verde cittadino in generale. Abbiamo trovato una situazione tutt'altro che lodevole. Vediamo. Altro che verde pubblico, a Ragusa si può parlare di giungla cittadina. È dirsi che solo nei giorni scorsi il consigliere comunale Giorgio Fierrincelli aveva reso noto che era stata completata l'azione di recupero e di potatura lungo i viali cittadini. Attenzione però, non si tratta di tutti gli alberi della città, sarebbe stato chiedere troppo. Il comunicato stampa con cui il consigliere elogia il lavoro compiuto dall'amministrazione infatti fa riferimento esclusivamente agli alberi di via Archimede e di viale dei Platani, che si legge nella nota, per le loro conformazioni e la consistente presenza di insediamenti commerciali avvertono l'esigenza di un maggiore decoro rispetto ad altre zone della città. Dunque ci sarebbero vie di serie A e vie di serie B, in cui a contare sono gli interessi dei commercianti e non dei cittadini che pagano le tasse e che a diritto possono rivendicare che la loro città abbia un certo decoro. Secondo l'amministrazione invece valgono alcune vie, solo due da notare, e non altre, magari di altrettanta valenza commerciale o turistica o semplicemente strade in cui la gente potrebbe andare a passeggiare. Occuparsi della potatura di tutte le vie forse significherebbe gravare eccessivamente sulle casse comunali. Ma al di là della potatura di cui ha parlato il consigliere Fierrincelli, qual è lo stato del verde in generale?
Ebbene, stamattina siamo andati in alcune vie della città altrettanto importanti e trafficate come via Marenina Schininà, via Mongibello e lo stesso viale dei Platani. Le immagini che vedete parlano da sole. Il verde è abbandonato a se stesso, l'erbaccia cresce ovunque, sui muri, sui marciapiedi, a ridosso delle strade. La vegetazione della vallata Santa Domenica sta pian piano risalendo i costoni per riversarsi sui marciapiedi di via Marenina Schininà, dove la gente dovrebbe passeggiare, ma dove invece si corre l'unico rischio di incontrare poco simpatici topi o gatti, per non parlare poi delle problematiche igieniche. E pensare che anche la via Schininà è un'importante vetrina commerciale per la città. Siamo in una giungla, perché se l'erbaccia non viene tolta, gli insetti sono in giro, noi abbiamo un'attività di paninoteca, insomma, che vendiamo panini e tutto quanto. Abbiamo chiesto al comune di sollecitare per dare una disinfettazione, di pulire qua le aiole di tutta questa erbaccia, di pulire il retro che ci dà la possibilità a noi mantenere anche l'igiene, che i ragazzi buttano qualcosina di dietro, non possiamo nemmeno pulire perché c'è il rischio di farsi veramente male. Abbiamo chiesto solo di tenere un pochettino più pulito la piazzola, perché paghiamo un casino di suolo pubblico, ma per che cosa poi? Per tenercelo noi e poi pulito. E la risposta del comune? Sì, sì, provvederemo. Visto la crescita dell'erba, si può immaginare da quanto tempo è che aspetto. Insomma, siamo arrivati al punto che sono i commercianti ad andare incontro al comune, a proporre soluzioni a solo beneficio della città, magari facendosi carico di compiti che non spetterebbero loro, quando invece sarebbe responsabilità dell'amministrazione curare le aree verdi e rendere la città intera più vivibile a misura d'uomo. E torniamo ad occuparci della protesta del movimento dei Forconi. Dopo l'azione dimostrativa di ieri mattina a Ragusa davanti alla Camera di Commercio, che ha visto numerosi imprenditori bruciare le proprie partite IVA, il movimento si prepara a scendere nuovamente sulle strade e a bloccare il traffico. L'inizio della 5 giorni di protesta è prevista per il prossimo 28 maggio. Non si arresta la mobilitazione del movimento dei Forconi. La protesta è in scena da ieri mattina a Ragusa davanti alla Camera di Commercio, con il fuoco appiccato alle partite IVA delle aziende. È stato un momento importante della rivendicazione da parte del movimento, che in questi mesi è stato presente a Palermo e in tutta la Sicilia con manifestazioni e cortei. Il leader del movimento, Mariano Ferro, ha richiamato alla memoria dei siciliani e dei ragusani il numero dei suicidi dall'inizio di quest'anno, ben 26. Quanto ancora bisognerà aspettare per capire che la situazione è davvero disperata, dichiarato. I Forconi sono dunque pronti a scendere per le strade e a bloccare tutte le attività produttive dell'isola per richiamare nuovamente l'attenzione del governo siciliano, che ad oggi non ha mantenuto le promesse fatte. Tra le rivendicazioni avanzate alle istituzioni ci sono la legge contro il taroccamento dei prodotti, l'abbattimento degli interessi sulle cartelle settoriali e l'abbattimento delle accise sul gasolio. Ferro ha annunciato l'adesione alla protesta del 28 maggio indetta dagli autotrasportatori. Altra decisione importante è quella di scendere in politica, nell'ipotesi di imminenti elezioni regionali, anche se è ribadito che il movimento non è ancora pronto per questo passo. Adesso parliamo della gestione dei rifiuti in Sicilia. In attesa della riforma degli ATO, che adesso sono in liquidazione, i comuni aspettano che si sblocchi l'impasse per l'emanazione dei bandi che riguardano la raccolta integrata dei rifiuti e servizio. Sbloccati forse a giugno i bandi sulla raccolta differenziata. Queste le ultime novità a proposito della gestione dei rifiuti a livello regionale. Come noto, intanto sulle spalle dei 27 ad ambiente della Sicilia gravano infatti debiti per circa 1 miliardo di euro. Debiti che non permettono la chiusura degli ATO fin quando non verranno estinti del tutto. Come noto, gli enti sono da mesi in liquidazione. I commissari liquidatori sono chiamati a gestire le spese di ordinaria amministrazione per pagare dipendenti e spese correnti. Ma i progetti della raccolta differenziata sono tutti al palo, perché la Regione ha comunicato che dovrà essere il soggetto attuatore, ovvero il Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione, a predisporre i bandi per ogni provincia. La situazione di stallo, in particolar modo nella provincia di Ragusa, sta penalizzando il comune di Vittoria, dove da mesi il Consiglio Comunale ha approvato l'impegno di spesa per la differenziata. Ma la situazione di impasse ha bloccato tutto. Il comune parino ha presentato alla Regione Siciliana anche un progetto sperimentale insieme ad altri comuni che hanno aderito al lato CL2. Buone notizie, come detto, potrebbero arrivare entro giugno, proprio per quel che riguarda questi progetti, almeno da quanto comunicati dai sindacati CGIL e CISL e UIL, che hanno avuto un incontro con l'assessore regionale all'energia Gesù Marino nei giorni scorsi.
Intanto alla Regione si lavora per la riforma degli ATO nel segno della separazione della procedura di liquidazione degli ATO che seguirà il suo ordinario corso dall'attività di gestione del servizio che sarà garantita dall'azione combinata dei sindaci e del soggetto attuatore regionale. A quest'ultimo sarà attribuito il compito di avviare l'iter per l'affidamento del servizio attraverso gare ad evidenza pubblica. Il Partito Democratico di Comiso ha presentato una mozione per impegnare l'amministrazione comunale ad aderire al comitato Nomuos nato a Comiso e a promuovere attività di informazione per i cittadini sui gravi rischi alla salute causati dal sistema di antenne in via di installazione a Niscemi. Anche a Comiso bisogna mobilitarsi contro l'installazione del Muos a Niscemi. Il Partito Democratico ha presentato una mozione in Consiglio Comunale per far aderire l'ente comunale al Comitato No Muos in difesa della salute di tutti i cittadini e in difesa del territorio. Nella mozione i consiglieri mettono in risalto l'elevata potenza del sistema di trasmissione di antenne militari che sono in via di installazione da parte della Marina Americana, antenne che hanno una potenza di circa 2 milioni di watt. A prova della pericolosità per la salute pubblica, i consiglieri ricordano che gli altri tre Muos nel mondo sono installati in zone desertiche, lontanissime dalle città. Il Muos inoltre è 200 volte più potente di un'antenna TV trasmittente. Si tratta di effetti acuti legati a esposizioni brevi a campi di elevata intensità e di effetti dovuti a esposizioni prolungate a campi di intensità inferiore. Le persone irraggiate accidentalmente potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni. Ad affermarlo sono Massimo Zucchetti, professore ordinario di impianti nucleari del Politecnico di Torino e Research affiliato del Massachusetts, e Massimo Corrado, consulente esterno del Dipartimento di Energetica del Politecnico ed ex ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È inaccettabile, si legge nella mozione, che i sindaci non informino le popolazioni e che non prendano iniziative forti per tutelare la salute e la vita di un'intera parte della Sicilia. Pertanto i consiglieri comunali del PD invitano il Consiglio Comunale ad impegnare il sindaco e la giunta ad aderire al comitato No Muos in difesa della salute di tutti i cittadini, in difesa del territorio come bene comune, di adottare tutti quegli strumenti necessari per accertare gli effetti che possono verificarsi installando il Muos ed infine di pubblicare sul sito internet del Comune di Comiso tutte le notizie necessarie ad informare i cittadini sulle iniziative adottate dall'amministrazione e le relative note tecnico-scientifiche e mediche in merito alle emissioni elettromagnetiche. Passiamo adesso allo sport e ci occupiamo delle basket femminile. Vittoria meritata domenica per la Passalacqua Spedizioni Ragusa che si è imposta 61-49 sul campo della Solar Energy Battipaglia. La Passalacqua Spedizioni Ragusa coglie sul parquet del Palazzauli il successo che cercava al termine di una gara che è stata sempre saldamente in mano alle siciliane. La Solan Energy Battipaglia rimane comunque a lungo attaccata alla partita grazie a una difesa attenta che riesce, anche se solo parzialmente, a compensare il gap evidente che si registra sotto canestro. La Passalacqua trova anche buone conclusioni dal perimetro e concede davvero poco in difesa, solo 8 punti nel primo parziale e appena 7 nel terzo. L'incontro è comunque sempre vivo, almeno sino al 22° minuto. Risultato finale 61-49 per le ragusane. Coach Marco Savini ha visto una buona Passalacqua. Abbiamo attaccato bene la loro zona e solo qualche inconveniente legato ai falli non ci ha consentito di chiudere prima la partita. Domenica prossima alle 18, ultima giornata della regular season con la Soggetto La Spezia, di scena al Palaminardi. Per le ragusane è fondamentale il successo per mantenere la seconda posizione nella griglia dei playoff. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura non mi resta che ricordarvi il nostro sito all'indirizzo freetvonline1.it, la nostra pagina Facebook Free TV Comiso, dove potete continuare a seguirci. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.